Davide Giacalone, buongiorno Davide. Buongiorno, buon sabato. Allora Davide, cominciamo con il Corriere della Sera. Nella sterminata narrazione sul coronavirus, ovviamente dedica ampia attenzione a quello che accade in Lombardia. Il titolo forte è appunto: la Lombardia chiede nuovi stop positivi al test, 821 italiani, la metà non ha sintomi ed è a casa, primi tre casi nel Lazio, il governo bloccati tasse e mutui nelle zone rosse, ma per la Lombardia scuole chiuse altri 7 giorni, si chiede. Gli esperti anche in Veneto ed Emilia Romagna, oggi Conte decide e non sarà una decisione semplicissima, credo Davide. No, anche perché, come hai giustamente osservato tu, c'è questa narrazione infinita del virus che da una parte, diciamo, informa, dall'altra stufa. E poi si ha magari l'impressione, diciamo, adesso basta, non ne parliamo più. Ieri l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha alzato il livello di allarme, portando molto alto la probabilità, l'allarme di contagi. E rimane questa questione, appunto, la Lombardia ha annunciato che ancora la settimana prossima le scuole saranno chiuse, in Veneto le cose andranno diversamente. Allora va benissimo, cioè qualsiasi misura venga presa, il compito nostro, intanto come cittadini ovviamente, è quello di rimanere alle cose che sono state stabilite ed è giusto così, va bene. Quello che mi domando è se ha senso su una cosa di questo tipo procedere per regioni. Ci sono delle scuole che si trovano a centinaia di chilometri dall'ultimo contagio conosciuto e che saranno chiuse, e altre che si trovano a qualche centinaio di metri dalla scuola chiusa, che invece rimarranno aperte e le ragazze andranno a scuola perché si trovano in un'altra regione. Allora va bene la distinzione fra zone a maggior pericolo e zone a minore pericolo e quindi a possibile normalità, ma che siano i confini regionali lo sa solo il cielo. Ieri il Presidente della Repubblica è intervenuto su questa faccenda, la questione della paura e dell'irrazionale. Certamente bisogna in qualche modo affidarsi alle competenze, però come lo osservavamo già ieri, queste decisioni relative al governo dei timori, ecco, se non vogliamo chiamarla paura, dei timori collettivi, richiedono una guida in qualche modo univoca, quindi non sarà una scelta facile più tardi stabilire se le scuole devono stare aperte o chiuse e dove, però è una scelta che va fatta ed è una scelta che poi dopo, quando sarà fatta, lo dico subito, non deve essere discussa. Ripartiamo con la rassegna stampa e Davide Giacalone dalle pagine interne del Corriere della Sera, quelle dedicate all'emergenza coronavirus. Una storia a pagina 4, le ricercatrici dell'ospedale Sacco che hanno isolato il ceppo italiano, le ore in laboratorio delle 3 precarie, un successo ma non basta. Sì, quello è un successo importante, naturalmente l'isolamento del virus la seconda volta, perché la prima volta era lo Spallanzani a Roma relativo ai contagiati cinesi, qui siamo invece all'isolamento del virus in qualche modo made in Italy, cioè, o meglio trasformato in Italy, però mi colpisce il modo in cui viene raccontato questo. Intanto per la seconda volta siamo di fronte a 3 ricercatrici. Non è che per caso, mentre ci si attardava tutti a una discussione francamente piuttosto inutile sulla parità di genere negli ambienti forse meno interessanti, come per esempio lo spettacolo, nella realtà dei fatti e nei posti di enorme importanza e competenza e responsabilità, come nella ricerca scientifica, è la seconda volta che ci troviamo di fronte a un gruppo di 3 ricercatrici. 3 ricercatrici erano a Roma e 3 sono a Milano. Benissimo, cioè una bellissima storia, però forse potrebbe essere, diciamo, raccontata per dimostrare che stiamo parlando di una cosa abbastanza inutile da un'altra parte. E la seconda cosa di come viene presentata questa cosa è 3 precarie. Allora mettiamo in chiaro una cosa: non è che il premio nella vita alla qualità e alla tua capacità e professionalità consiste sempre comunque nell'avere il posto fisso alla Zalone, avere il contratto a tempo pieno e indeterminato. Il premio alla capacità e alla qualità possono essere diversi e non deve colpire il fatto che giovani ricercatrici, o insomma un po' meno giovani, ma non ragazzine, che stanno crescendo, possono avere dei contratti non stabili. Il guaio è se tu fai cascare sulle spalle di chi fa queste attività
e con scarse protezioni, diciamo, dal punto di vista dei contratti di lavoro, il costo di tutti gli altri. Cioè, insomma, diciamoci una cosa, il problema è, se tu hai maggiore certezza e maggiori quattrini a fare quello che prende il reddito di cittadinanza rispetto a fare il ricercatore universitario e a isolare il virus, quello è il tema. Non è che devi, come premio del virus, cioè, hai isolato il virus, adesso come premio ti faccio il contratto a vita. No, come premio devo darti una società nella quale la tua qualità possa crescere e le tue speranze di vita e di carriera possono essere crescenti. Se ti fermi domani mattina dopo aver isolato il virus e non fai più niente, è giusto che tu non abbia più niente, ma il premio alla qualità non è sempre soltanto la stabilizzazione a vita. Davide, rimaniamo in un certo qual senso sul tema coronavirus, ci spostiamo però sulle pagine della Stampa. In primo piano, venerdì nero per le borse, due decreti per sostenere l'economia colpita dal virus, tasse sospese nella zona rossa ed estensione della cassa integrazione. La Commissione potrebbe concedere all'Italia 4-5 miliardi di maggiore deficit. Sì, allora, il 4-5 miliardi di maggiore deficit non sono un regalo, non sono una concessione, è come sempre, come l'abbiamo detto mille volte in passato, sono solo 4-5 miliardi in debito di più che gli italiani si ritroveranno sulle spalle. Non è che quando ti fanno l'elasticità festeggi, perché è comunque una condizione di difficoltà. Dopodiché, se ti servono quei soldi per fare delle cose assennate, eccetera, eccetera, si proceda, ma sempre maggiore debito e quindi maggiore peso sulle spalle ti troverai. Le borse stanno andando male, ma seriamente male in tutto il mondo, anzi all'inizio della settimana erano andate peggio a Milano che altrove, adesso la cosa nel corso della settimana si è corretta al contrario, vanno comunque male, ma meno male, diciamo, a Milano. Questo segnala il fatto che, diciamo, i mercati vedono delle difficoltà, ma vedono anche delle opportunità, cioè per esempio comprare oggi quei titoli costa meno, per dirne una, e se lì si riprendono guadagni di più. Quindi queste cose saranno fatte nelle borse. Le borse nel medio periodo crescono sempre. Il punto è come reagisce l'economia reale, come reagisce la capacità di lavorare, come reagisce il fatto che non puoi continuare a caricare i debiti, il futuro, allargando il debito pubblico e quindi la futura pressione fiscale. Questo è quello che conta, e da questo punto di vista la cosa migliore da farsi sarebbe correggere, non sto parlando naturalmente solo dell'Italia, anzi l'Italia in questo è solamente vittima, correggere quella stretta alla libertà di scambi commerciali che ha certamente indebolito un corpo, quello economico mondiale, che poi con il virus si è ammalato prima. Siamo all'interno della rassegna stampa insieme al nostro Davide Giacalone, e mentre tutto il mondo parla del coronavirus, ovviamente non tacciano le armi nelle zone critiche. La Repubblica ci ricorda che c'è battaglia fra Turchia e Siria, Idlib. Erdogan spinge i migranti in Europa, decine di morti tra le forze di Ankara che risponde agli attacchi, milioni di sfollati e scontri ai confini con Bulgaria e Grecia. Questa è la situazione, Davide. In Siria c'è una condizione orribile, prima era una guerra civile, e si è consentito, purtroppo all'epoca era presidente Obama, si riconsentì ad Assad di usare i gas contro la popolazione civile che protestava. Poi è diventata una guerra di forze esterne, adesso è anche una guerra per procura, da una parte i russi e dall'altra i turchi. Questo è il disastro creato, tra le altre cose, dal neoisolazionismo statunitense, che non è cominciato con Trump, era cominciato con Obama, e crea degli squilibri che si pagheranno grandi. Noi in Europa non possiamo pensare di risolvere o intervenire, perché l'Europa non ha una forza armata integrata, eccetera eccetera. Però stiamo attenti a non offendere noi stessi, a non offendere la nostra intelligenza, perché il ricatto che fanno i turchi spingendo i profughi verso i confini europei, non è che noi qua possiamo dire o pensare che quelli sono emigranti di qualsiasi, lasciamo perdere la discussione sui emigranti, è troppo lunga, non possiamo fare adesso, ma non è che quelli sono gente che si muove da casa perché vuole venire a vivere bene da noi, quelli sono gente che a casa loro con il donne e bambini si ritrovano con la gente che spara e che bombarda. La ricchissima Europa, l'area più ricca del mondo, cioè l'Europa, può atteggiarsi nei confronti di queste persone senza il tic e tutti i riflessi condizionati che ha accumulato in anni di cose sagge e poco sagge dette sull'immigrazione in generale.
Davide, cambiamo decisamente argomento, perché nelle pagine interne del Sole 24 Ore c'è questo pezzo: Mosca inaugura Dream Island ed è made in Italy, un'attrazione su due, investimenti per $1 miliardo in questo caso, capacità di oltre 12 milioni di visitatori l'anno. Due ditte italiane, Zamperla e SBF, fanno la metà di questo parco. Ora, chi ascolta non cada in un equivoco, non è che diciamo la giostra, quella roba lì è preparazione di altissima tecnologia, comporta la capacità di integrare distretti della meccanica, e in questo l'Italia è un paese leader in questa materia. Non è solo la fantasia del far giocare, è business, è tecnologia, ripeto, è capacità di relazioni e di esportazioni. Se noi, anziché accudire l'Italia che non fa un accidente e che chiede di essere assistita, diciamo, ci dedicassimo un po' di più ad accudire l'Italia che riesce a competere e correre e portare a casa successi straordinari, dalle ricercatrici che isolano i virus a chi riesce a vendere interi sistemi di divertimento e a fare la metà di un parco accanto a Mosca, probabilmente questo è un paese che potrebbe smetterla di piangersi addosso e cominciare a avere un po' maggiore rispetto di se stesso. Davide Giacalone, grazie, ti ritroviamo domattina a 7:10 non stop news per la rassegna stampa, buona giornata. Grazie a voi, buona radio a tutti.